Benvenuti al video in cui vi mostro tutti i vestiti comprati nell'ultimo periodo. Sigla! Mi raccomando, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, cliccate qua sotto, iscriviti e mettete mi piace per supportarmi. Partiamo! Parto da Stradivarius, è il mio negozio preferito, ormai lo sapete se mi seguite già da un po'. Anche questa, ad esempio, è di Stradivarius, l'avevo comprata almeno 1 o 2 anni fa, non me lo ricordo neanche. Comunque ho tantissime cose, anzi penso che domani andrò, a proposito, a vedere in negozio, visto che domani è zona gialla, andrò a vedere in negozio qualche saldo interessante, ma giusto proprio 1 o 2 cose che mi mancano e che vorrei prendere. Allora, da dove partiamo? Dai, partiamo dai vestiti. Allora, questo ho già visto che è scontatissimo, quindi se vi interessa ve lo consiglio. A chi lo consiglio questo vestito? Allora, ora forse è un po' stropicciato, però penso che dovrebbe vedersi bene. Ho messo anche la ring light. Allora, è un bellissimo colore, è un verde un po' cangiante, un verde non troppo scuro, anzi abbastanza chiaro, quasi un verde oliva, ma è difficile descrivere bene i colori, con questi pois neri. Allora, è un vestito abbottonato sul davanti, leggermente svolazzante sul fondo, e il nome proprio di questo genere di vestito, perché io ne ho tantissimi così, proprio abbottonati come se fosse una camicia, e infatti si chiama, in francese penso che si dica chemisère o una cosa del genere, scusate, ma io il francese non lo conosco. Allora, le maniche in questo caso, a differenza degli altri che possiedo, non termina col bottone, ma termina con il polsino arricciato, quindi con l'elastico, semplicemente così. Poi ha questi volant qui sulle spalle, e devo dire che io vado sempre sul sicuro con le taglie, però ultimamente Stradivarius bisogna vedere qualche capo bene nel dettaglio. Allora, di questo io ho preso una M, normalmente prendo anche la S e mi va bene, ma questo bada bene, è stretto sul seno, quindi mi stringe, quindi va bene, però andava meglio una L addirittura, quindi insomma. Tanto per dire, non è facile, non è facile, cioè lo è sempre stato facile, ma adesso ho notato che con qualche vestito ho fatto più fatica. Comunque veste molto bene e devo dire che i vestiti di Stradivarius mi piacciono sempre moltissimo, e quindi questo è il primo. Lo trovate tra l'altro nei saldi, mi sembra proprio di averlo visto. Vestito, questo è il più recente, questo l'ho preso una ventina di giorni fa, un mesetto fa, e anche questo c'è presente sul sito nei saldi. Ci sono varie nuance, quindi varie fantasie, soprattutto sempre fiorato. A me piace davvero tanto. Questo è un vestito lungo, 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 vedete quanto è lungo, proprio lunghissimo, e è stupendo. Allora, il tessuto non è il massimo al tatto, non è bello come il precedente, però alla fine poi non mi dispiace. Anche questo termina con la manichina con l'elastico, è una manichina però a 3/4, come vedete, non è più lunga, è abbastanza leggero come vestito, però va benissimo anche in questo periodo, indossato magari con un cardigan sopra, nero, rosso, come volete voi. E anche questo devo dire che mi piace molto, e termina sempre con in fondo con dei volant. Non è facilissimo farvelo vedere, ma cerco di farvelo vedere al meglio. Termina così con dei volant. Allora, di questo vestito io ho scelto una M e ho fatto bene, perfetto. Questo mi cade a pennello. Ovviamente vi lascio tutte le info qua sotto, vi avvicino per far vedere bene la fantasia, i colori, perché insomma sul sito a volte non si capiscono, sembrano in un modo ma poi sono in un altro.
ma su tutti i siti, capita così. Comunque, anche questo è uno dei miei preferitissimi. E passiamo ai dolci vita. Allora, questo l'ho comprato già da un po', ma credo che ci sia sul sito. Di questo ho scelto una taglia molto grande perché vestono piccolissimi. Che poi, vabbè, vedrete che invece di un altro ho scelto una taglia più piccola. Vabbè, allora diciamo che comunque di questo ho preso una XL addirittura, però avevo visto che era proprio striminzito e infatti è proprio perfetto, cioè non è aderente, è normale, morbido, cade morbido. Questo me l'avete visto in un sacco di video. E bellissima fantasia, bellissimi colori tra l'altro. E mi è piaciuto tanto. È un colore che non ho mai indossato, di cui non avevo nulla praticamente. Ed è molto di moda questo colore, lo saprete molto meglio di me. E mi sono trovata molto bene. E quindi poi ne ho preso un altro, come vedete qui ho dei rossi perché io sono una patita del rosso, perché me l'avete consigliato anche voi. Allora, il secondo che ho comprato è questo e ho scelto in questo caso una M, e è più aderente, un po' più strettino, però va bene, anche perché non ce n'erano altri quel giorno. Però vabbè, alla fine mi va benissimo, ecco, come sottogiacca, lo posso sfruttare in tanti modi. È molto comodo, molto piacevole da indossare. Ci sono tanti colori, però il rosso vince sempre, soprattutto nel periodo natalizio, ma devo dire che il rosso, in effetti, avete ragione voi, mi dona molto, molto, mi dona. Andiamo avanti sempre col rosso, una felpa che all'inizio non sapevo se comprare o non comprare, dico ma perché adesso usano estremamente grandi, no? Proprio large, è il modello proprio così. Però ho detto, va bene, magari proprio per stare in casa, posso mettere anche per uscire, però. E ho scelto questa sempre rossa, ci sono in tanti colori e il tessuto è molto diverso dalle felpe classiche a cui siamo abituati, ecco. È un tessuto strano, molto liscio, molto. Vabbè, comunque mi trovo bene, ecco. Di questo ho scelto una S proprio perché sono enormi, quindi sappiatelo, ecco, una S mi va bene, è un po' abbondante, però l'ho utilizzata tanto. Il polsino, un classico polsino, ha il cappuccio e in fondo finisce così, quindi ha le tasche. Sicuramente è un capo molto molto pratico e molto così comodo da utilizzare in questo periodo. Un'altra felpa che ho preso sempre da Stradivarius, e questa è una S addirittura, però anche questa è perfetta ed è molto simpatica questa, quindi con Topolino, Happy Holidays, insomma l'avete vista anche nelle storie su Instagram, è davvero carina carina. E davvero mi piace molto, ben rifinita, bella calda, non troppo pesante però, ed è proprio, c'è proprio scritto Mickey Mouse Disney qui nell'etichetta. Eccola qua. Un bel capo anche questo. Poi andiamo avanti, questo lo devo lavare, quindi chiedo vigna, è veramente da lavare, anzi era lavare, l'ho ripreso, anzi qui è tutto sporco, comunque mi si è sporcato questo maglione bianco. Beh, ovviamente il bianco si sporca con molta facilità e mi piace tantissimo, tiene un caldo esagerato, è stupendo fatto così, c'è sul sito, ha questo motivo, come vedete non sono trecce, sono tipo dei rombi, ma è veramente un bellissimo maglione. Spero che sia scontato sul sito, ma credo di sì. Comunque vi lascio tutto scritto. Di questo ho preso una S e mi va benissimo, anzi cade anche un po' morbido, sempre per lo stesso motivo per cui appunto vi stavo dicendo che sono un po' oversize adesso, hanno proprio, c'è la moda, no? Andiamo avanti sempre con Stradivarius. Ho preso di recente, per cambiare un po', ho
un paio di pantaloni nuovi che infatti, vedete, hanno ancora il cartellino perché non li ho ancora proprio indossati. Di questo ho preso una L, ho fatto bene perché in vita sono un po' stretti, cioè no, mi vanno giusti, però insomma, questi ho preso una L, comunque vi lascio poi tutto scritto. Oh, sono questo modello, ormai è diventato, a me piacciono altri modelli, però bisogna un po' anche provare, no? Qualche novità, qualche insomma. E quindi li ho presi, sono fatti così elasticizzati, sono carini anche come colore. Questo è il modello. E allora, modello un po' largo. A me sono leggermente un po' più aderenti e in fondo, vabbè, cadono così, si può fare il risvoltino, oppure no. Ma mi devo un po' abituare, a questo genere di pantaloni, mi devo abituare a questo modello, ecco, di pantaloni, perché ovviamente è il primo che compro fatto così. A me in realtà piacciono, poi ho preso dei jeans, i modelli un po' più aderenti. Ho preso un nuovo jeans Stradivarius, che sapete sono i miei preferiti, e ho preso una 42 e questi sono proprio esattamente, perfettamente il jeans che piace a me. Allora, sono belli aderenti, terminano giusti, giusti, quindi con... È proprio perfetto il finale del jeans, insomma, non mi piacciono da impazzire. E questi sono in assoluto i miei preferiti, devo dire che mi stanno anche bene. Ecco, quindi mi sto un po' abituando a modelli di pantaloni, ecco, un po' diversi. Bisogna un po' abituarsi e farci l'occhio, ecco. Poi andiamo avanti, sempre con Stradivarius. Manca questa che è l'ultima, sì, l'ultima maglia che ho comprato. Infatti, anche di questo ho preso una taglia grande per stare comoda. È un altro dolce vita, tipo dolce vita. Questo è una L e l'ho preso così a righe. L'ho misurato, mi va anche, no, largo, no, ma giusto, bello morbido, bello comodo, non tira. E anche questo, un bel tessuto, mi piace. Quindi anche questo come sottogiacca, da mettere sotto i cardigan, mi piace molto. Ultima cosa, se non erro, che ho preso da Stradivarius, poi passiamo a Pinky e a H&M, sono questi stivaletti. Sono questi stivaletti che non ho, che hanno ancora il cartellino, eccolo qua. Che ho preso l'ultima volta che sono andata a Stradivarius, erano già scontati, l'ho pagati infatti da 35,99 mi sembra 23 o 21, una cosa del genere. Questo è il prezzo originario, sì. E c'è scritto, no, no, c'è scritto, eccolo qua il prezzo 23, forse ora l'hanno ancora ribassati. E ho preso un 40 perché io ho il 39, però cioè, sono davvero un po' strettini. E ho la pianta larga, quindi ho 40, infatti mi va perfetto. Ho fatto bene a prenderlo perché sono davvero belli. C'è un piccolo problema che devo abituarmi perché io non porto tacchi normalmente e quindi mi sto un po' allenando, cioè mi sono allenata un giorno in casa. No, sono completamente imbranata e vabbè, voi direte perché l'hai presi, perché devo pure iniziare, no? Cioè, non è che sono obbligata, però mi piacciono. In effetti fanno tutta un'altra figura essere anche così più alti. Sono 7 centimetri i tacchi, comunque sono, cioè 7 centimetri non è niente, ecco. Sono davvero belli, mi sono piaciuti molto e li avevo visti sul sito e poi li ho presi proprio in negozio. E quindi bene, prendo un capo solo che ho preso da Pinky. Che dovrebbe esserci ancora, l'ho preso già da un po' a dire il vero, però ve lo faccio vedere comunque. Questo di Pinky, la taglia non si sa dov'è, dove c'è scritta la taglia da Pinky, boh. Comunque è questo Dolce Vita rosso. Faccio vedere.
Eccolo qua, bello, questo è molto molto caldo e ha sul polsino questi tre bottoni dorati. Bello, questo l'ho sfruttato tanto, l'ho usato tanto, me l'avete visto anche insomma nei video diverse volte. Andiamo avanti con H&M. Ho fatto un ordine su H&M, l'ho fatto prima di Natale, sì, ma prima. Allora ho preso questa, aspettate che tolgo questo che perché l'arella la tengo in camera, quindi tengo questi sacchettini. Allora ho preso questa felpa che mi avete già visto indossare. Questa è una felpa appunto di H&M, ho preso una L, perché sul sito non so mai, ecco, H&M non lo conosco molto come sito, come... Allora, ecco, è bella scollata, cioè potete metterla con una spalla soltanto, insomma, magari non è adesso la stagione ideale, però magari per stare in casa o al massimo poi per la primavera la sfrutterò moltissimo. Quindi è una felpa nera, abbastanza leggera, tutto sommato, non è cortissima perché comunque se tenete giù le spalle, insomma, con le spalle scoperte, non è corto, non è corta come felpa. Aiuto, non ci sta. Comunque mi piace molto. Che palle, ragazzi. Un altro maglione che avete visto e stravisto è questo color rosso arancio. Bellissimo, bello pesante. Ve lo faccio vedere in tutta la sua interezza. Eccolo qua. Anche questo, spalle scoperte, oppure potete fare solo una spalla, ma volendo ci sta anche un po' più su. Di questo ho scelto sempre una L, vi faccio vedere. Eccolo qui, ma sta piovendo. Ma amore, sta piovendo! E questo devo dire che mi piace molto, tiene caldo, non pizzica, non dà questi... No, assolutamente no, io ho la pelle particolarmente sensibile, quindi... Poi vabbè, ognuno è fatto a proprio modo, magari, però devo dire che mi sono trovata benissimo. E anche con il sito, è la prima volta che faccio un ordine online, e mi sono trovata davvero molto molto bene. L'altro maglioncino preso da H&M, di questo ho preso una M. Questo, anche questo me l'avete visto in un video, vi avvicino un po', questo bellissimo colore borgogna, non so mai definire questi colori, colletto fatto così un po' arricciato, così anche la manichina è arricciata sul fondo e poi viene giù, cade morbido, ecco, sì. Anche questo devo dire carino, un po' più classico. Ho preso questo, di questo ho preso una L, ma io ho preso una taglia grande perché ho visto che era un po' corto, dico, ma se è troppo corto. Allora, questo è un bellissimo pullover, come lo possiamo definire, maglioncino. I bottoni sono gioiello, come un po' usa ora. Guardate che belli che sono. Non si aprono, comunque è bello caldo, è fatto molto bene. Anche questo potete lasciare scoperte le spalle oppure tenerlo un po' più accollato, come preferite. È veramente morbido. Mi sono trovata bene. Anche il colore, ho scelto questo colore che in genere il beige non lo utilizzo molto, cioè più in passato, devo dire. Però bello. Ultimo capo preso da H&M è semplicemente un pantalone della tuta rosa. Così, tutto così. Ho preso una taglia grande, ma... Ah no, una M, ho preso una M. Ma allora, è sempre quel tessuto strano, non felpa, un po' come quello di Stradivarius della felpa rossa, liscio, molto, molto particolare, però poi dentro, sì, è un po' felpato, ma un felpato leggero. Sì. Li uso per stare in casa ovviamente, sono sicuramente comodi, un po' oversize, anche belli belli lunghi, ecco, sono, vedete, molto larghi, molto, terminano
così con tipo polsino, ecco, arricciato in questo modo. Ma sì, li ho già lavati, non mi si sono rovinati, però ecco, non ci uscirei mai. Ecco, per stare in casa vanno bene. Adesso forse avrei dovuto prendere una taglia un po' più piccola. Ecco, vi ho fatto vedere i capi dell'ultimo periodo. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Se li avete acquistati anche voi o se li acquisterete nei saldi, io vi lascio tutto qua sotto nell'info box. Tutto quello che trovo vi lascio. Ovviamente quello che non trovo, vabbè, non si può. ci vediamo quindi qua sotto nei commenti. Un bacio e a domani. Ciao!